Sto dicendo esattamente, da me dall'anno 1992 che mi stanno attaccando, non è da adesso, tant'è che addirittura la Commissione parlamentare per i servizi di sicurezza ha fatto una relazione sugli attacchi che ho subito io nel corso degli anni. Perché? Quando ero magistrato ho scoperto gli altarini e non vedono l'ora di liberarsi. Adesso che faccio politica, sono l'unico in questo momento che ha fatto opposizione al governo Monti, sono l'unico che si è opposto a quella decisione del capo dello Stato di sollevare conflitto di attribuzione proprio con riferimento alla trattativa Stato-mafia, sono l'unico in questo momento, è un partito che è presente all'opposizione, che vuole costruire un'alternativa alle politiche che il governo Monti sta portando Ecco, avanti, sono l'unico, allora, con quindi chi lei voglio dice do dialogare? fastidio, solo l'unico No, all'opposizione, anche attenzione, la Lega sta attenzione, all'opposizione, attenzione, è ricordiamolo necessario. perché per parità anche la Lega adesso sta all'opposizione, no? Sì, voglio Adesso, ho dire, sottolineato fino adesso all'altro e ieri la dove mia ironia stava? la vede dagli occhi, no? Però Allora, per il dato ma di te l'ho fatto. fatto ripetere così capisci Sì. che sta a casa, capisci? Allora, sto dicendo, in questo momento l'Italia dei Valori, è un'alternativa di centrosinistra che può essere costruita su base programmatica in Ma alternativa al perché mondo. dice il Metà, PD ha partecipato al adesso, killeraggio e farò i nomi, ha detto, e ne faccia uno? eccomi qua, le sto dicendo. Metà del PD, cioè quella parte del Partito Democratico che vuole inciuciare con l'UDC e che vuole andare a dopo le elezioni senza una legge elettorale che stabilisca chi deve andare a governare, infatti vittima di questa situazione, lo è pure Bersani, non si crede. Sa. Io sto Ma la tifando, colpa allora chi è che ha killerato dentro? Io sto difendendo Bersani e mi auguro che vinca lui, perché se non vince lui noi ci ritroviamo ancora una volta senza un governo di scelto dai cittadini e ancora una volta dovremo scegliere il governo Monti. Ecco perché io dico, nel Partito Democratico c'è un'area politica che fa riferimento ai vari Fioroni, ai vari Letta, Cioè, il ai vari... killeraggio è partito da lì, No, secondo lei? non il killeraggio, Beh, lei ha no, detto il questo un po'. beneficiario. Il killeraggio è diverso. Vabbè, il Il mandante. beneficiario è questo, non il killeraggio. Il killeraggio fa parte di quelle persone che io le do qua un documento per ricordarselo soltanto. Chi sono quelle persone che hanno intervistato Report ha Report? intervistato. Allora, glielo solo consegno per suo ricordo affinché lei, oltre che fare il giudice, faccia anche il notaio. Qui le do l'elenco e da Guadagnano meglio, parte. guadagnano di più i notai che i giudici, no? Ecco, siccome mia moglie è figlio di avvocato e nipote di notaio, mi spieghi perché mia moglie ha bisogno di me Ecco, per comprare però scusi, l'appartamento? aspetti un secondo. A proposito di sua Si fermi moglie, un cioè, attimo. no, aspetti me, una volta faccia fare il PM a me. Guardi questo passaggio, perché è un passaggio che mi ha stranito. Perché lei si è anche un Perché po' scappa pentito, qui? poi Perché arriviamo. scappa No, qui? arrivo No, lei, aspetti. vediamo, no, faccia, segua me. Io ero un PM più democratico. Io meno democratico, guardi un po' lì, guardi sto servizio, il passaggio di sua moglie. Non si pente di aver messo sua moglie in questa associazione? Un po'. Ma non fa, è una, ma guarda che mia moglie non è mia moglie, non è mia moglie, è una signora che ha una sua testa, è una sua politica, è una sua esistenza. Questa cosa di criminalizzarla perché è mia moglie l'offende, offende il movimento femminile, No, per insomma. carità. Ecco, mi rifaccia riflettere, poi torniamo sul primo. Vorrei dire su questo, guardate, io credo che non ci sia una peggiore offesa di una donna che dirgli tu intanto hai successo, intanto sei qualcuno, in quanto sei la moglie di qualcuno, in quanto vai a letto con qualcuno. Mia moglie ha 60 anni, non è una oggettina di Arcore. Mia moglie è un avvocato che fa da 40 anni quel mestiere, è figlia di uno studio di avvocati, il cui Questo lei padre. voleva dire. Mi faccio Questo voleva parlare. dire. Suo padre, il numero uno, è stato il primo iscritto dopo la guerra e dopo aver fatto la guerra all'albo degli avvocati. Suo nonno era notaio. Lei lavora da 40 anni e dà Mi lavoro agli altri. permette di dirlo, in Mia moglie, no, lo quell'immagine ribadisco qui, lo mia ribadisca moglie perché là non è non mia è. moglie, nel senso che mia moglie è una persona che ha il diritto di essere rispettata per quel che è, per quel che vale, per quel che sa essere. Questa idea di mistificare che le donne sono tutte uguali. Ci stanno donne che usano le sottane, ma ci stanno donne che usano la testa. E Quindi tra queste ci sta mia moglie. quel passaggio in cui sembrava in difficoltà,
era in difficoltà perché era urtato. Ma perché sono offeso dal fatto che tu stai offendendo mia moglie? Fino a quando discuto io e te, io ho scelto di fare politica e va bene, ma mia moglie tu non puoi offenderla considerandola una donnina da letto, da scendiletto. Ecco, però torniamo a quello che è successo. Torniamo a lei, sì, io le stavo dicendo, faccia vedere questo. Io le stavo dicendo, sono un PM democratico, persone, le do allora, la possibilità una volta tanto, una volta sì. Per uno le stavo dicendo, io non ce l'ho con Report, perché Report ha fatto il suo lavoro. Io ritengo che Report abbia fatto un errore, quello di servirsi di documentazione parziale e di informazioni false. È vero o non è vero che a Report è stato sentito un signore che si chiama Di Domenico e che ci è stato presentato come il mio accusatore, o anche Veltri, che è stato presentato il mio accusatore? Beh, Veltri aveva iniziato una strada con lei, no? Io, importante, però poi vi siete divisi. Ci siamo divisi. No, non vogliamo sapere perché? Ci siamo divisi perché Veltri ha fatto un'altra strada e io ho scelto la mia. Il concetto è questo, però. Ecco, ma torni su quell'uomo lì di cui voleva allora, dire. Allora, quest'uomo è stato utilizzato come fonte di informazioni. Io, alla fine della trasmissione, le consegno gli atti ufficiali, non di tutte le beghe che abbiamo io e lui, ma solo delle decisioni della magistratura. Ad oggi ci sono, mannaggia gli occhiali alla vecchiaia, amico mio. Tra un po' ci arrivo anch'io, quindi si consola. Però a te hai perso i capelli. Allora, ti consegno 18 provvedimenti di tribunale che lo hanno già definito, questo, che in cui ha perso in tutte e 18 le volte. Quindi lei dice, la fonte usata da Report... È stato uno che già per 18 volte ha fatto cause che me, l'ha perso tutte e 18 le volte. Fammi sentire il direttore, dai, la parola. Ma ci credo, lo prendo. No, c'è una parola detto, particolare. Una parola particolare. Dimmi questo signore, parola. Sa cosa dice? Una sentenza, la sentenza numero 23-324-08, il giudice paragona questo signore alla stregua di un grafomane di professione. E tu, Report, prima di andare a pubblicare quello, allora, e chiedi a me come stanno le cose, o no? Allora,